già annunciato, luglio è il periodo dell'anno in cui si va in ferie, ci piacerebbe tanto pensare soltanto al mare, al relax e quant'altro, invece ricorrono anche le scadenze, le tasse, quindi i pensieri aumentano, aumentano i dubbi, le perplessità, come gestire questo aspetto della nostra vita quotidiana così importante senza errori. Sentiamo Angelica. Che cos'è? Da pagare 1500 euro? Oddio, per che cosa? Oddio. Da poter rateizzare. 1500 euro per una cosa non pagata il 23 marzo 1992. Ma ero nata nel 1992. Mamma, ma dove ero il 23 marzo del 1992? Ma come non te lo ricordi? Dove devi ricordare? Sei mia madre! Sul divano a mangiare merenda. Ah, avevo 7 anni? Per parlare con un operatore, digiti 1. Ho digitato 1. Digiti 1 per rateizzare l'importo. Aspetta, aspetta, non c'ho la penna, aspetta. 90 90 12. Aspetta! 5, 6, 6, 8, 7, chi è il numero? Pronto? Nonna, ma ti ricordi dov'ero il 23 marzo del 92? Come chi sono? Nonna, sono Angelica! Ma come Angelica chi? Ma qui c'è scritto Angelica Passera! No, Angelica Massera! Hanno sbagliato, la P! Io sono Angelica Massera! Viva, non sono io! Io sono ricca, sono ricca! Oh, non sono io! Diciamo che pagare le tasse non piace a nessuno e sfido, cioè trovare un italiano, un personaggio che ama pagare le tasse. No, ma nel mondo. Nel mondo. Nel mondo. A lui piace. A te piace? Eccolo qua. Se uno sa che fa. No. Maurizio Battista. Ci spiegherà anche come pagarle, come, in che modo, vero? Se pagarle. Se ah, io spiego come pagarle, il dottore come non pagarle. Così. Perfetto, i ruoli. Il dottore in questione, introdotto subito da Maurizio Battista e Gianluca Timpone, benvenuto, grazie per essere qui, commercialista, ci aiuterà a districarci nel complesso mondo del quante carte, come faccio, chi devo chiamare, cartelle, a chi devo rivolgermi, e se non ce la faccio, se non ho liquidità abbastanza, che ne sarà di me? Tutto questo glielo chiederemo passo passo, però se diciamo tasse... Beh, dico la verità, io con 3 matrimoni queste cose mi fanno ridere. È una bazzecola questa. Rottamazione. È brutta sta cosa. È una roba... però è anche una grande possibilità, sì, è stata. Sì, sì. Quindi ci aiuta a capire che intanto cos'è? Cos'è la rottamazione e se uno non avesse la liquidità per poter far fronte alla rottamazione... Allora, in questo caso la parola rottamazione è una bella parola perché consente a tutti quelli che hanno... o a uno o più cartelle esattoriali. La prima cosa che bisogna dire è che la cartella esattoriale non arriva d'incanto, arriva perché probabilmente avevamo detto al fisco che dovevamo pagare 1000 euro di tasse, 10.000 euro di tasse, non l'abbiamo fatte, e a questi 10.000 euro che non abbiamo pagato si assommano quelle che sono le sanzioni e ci arriva la cartella esattoriale. Ora, l'anno scorso è stata introdotta una legge che ha consentito a tutti coloro i quali avevano una cartella esattoriale di risparmiare le sanzioni e gli interessi. Tutte queste persone che entro aprile hanno presentato domanda ad Equitalia hanno ricevuto in questi giorni una sorta di risposta da parte di Equitalia. Equitalia ha detto attraverso questa semplice comunicazione: tu hai chiesto di rottamare 10.000 euro, invece di pagare 10.000 euro ne dovrei pagare 5. Che cosa deve fare il contribuente? Deve, se decide di accettare la risposta da parte del fisco, entro il 31 luglio, quindi da qui a 20 giorni, pagare la prima rata. È chiaro che l'importo varia a seconda dell'entità e del numero delle cartelle rottamate. Se uno non avesse la liquidità, cioè se uno avesse aderito alla rottamazione con risposta positiva da parte di Equitalia, ma si trovasse a non avere liquidità? Allora, questa è una domanda, diciamo, importantissima, perché nel momento in cui momento in cui Equitalia ci dice: guardi che tu hai la possibilità di pagare anziché 10.000 euro 5.000 euro, di cui la prima rata è pari a 1.500 euro, se il contribuente paga la prima rata non potrà più tornare indietro. Che significa? Significa che deve comunque ultimare il pagamento, altrimenti la rottamazione non si perfeziona e non c'è più neanche la possibilità da parte del contribuente di chiedere una rateizzazione di quel debito.
Cioè, oltre a non vedersi definita la rottamazione, avrà un debito più alto che non potrà rateizzare, la dovrà pagare in un'unica soluzione. Quindi, se decide di pagare la prima rata, dovrà fare, diciamo, farsi una scelta importante, farsi bene i conti. Se invece non ha la liquidità, sì, deve rinunciare alla rottamazione e continuare il pagamento rateale o chiedere una nuova rateizzazione. Io mi sono fermato a cartella, poi dopo non ho capito più niente. Bene. Cartella l'ho capito. Io però ringrazio Equitalia perché tutte, sì, le volte che mi arriva una cartella perdo 2 chili, quindi comunque è una cosa positiva. Buono. Smettessero di arrivare. Allora, lei stava parlando appunto di questa lettera che è la risposta che Equitalia dovrebbe aver mandato a tutti i cittadini per perfezionare poi la richiesta di rottamazione. Se invece questa lettera non ci fosse arrivata? Allora, se questa lettera non è arrivata, bisogna recarsi immediatamente agli sportelli di Equitalia, far presente di aver fatto regolare domanda e molto probabilmente i funzionari di Equitalia vedranno quella che è la documentazione e lavoreranno la pratica, nel senso, vabbè, che consentiranno i 4:20, 4:30 di mattina. Sì, sì, quello per non perdere la priorità. Che la fila inizia alle 3, alle 4, vero? Sì, solitamente gli sportelli sono aperti dalle 8:30 in avanti. No, no, ancora inizia la fila. La fila inizia magari dalla sera prima. Non c'è giri intorno, dottore. solo in alcune grandi città. Tendenzialmente chi ha fatto richiesta può. Sì. Chi ha fatto richiesta al 99%, diciamo, ha ricevuto già la risposta da parte di Equitalia. Ci possono essere soltanto dei casi limiti. Io di solito colpisco con lo sguardo, però questa cosa di Equitalia mi interessa particolarmente, quindi mi lancio nell'argomento. Secondo me ho sbagliato puntata. Ma perché non si può, cioè, ma si può sdrammatizzare anche sì, ma la domanda, tu hai detto 3 volte la parola, se non ce l'hai 3 volte, hai detto sto fatto dei soldi. Non ce li hai. Hai detto 3 volte. Se uno non ce l'ha non fa niente, impaghi e basta, non ce l'hai, ce l'hai, no. Fai da fastidio alla gente, se non ce l'hai. Ma si può rottamare mia suocera? Però questo è scherzare. Questo è scherzare, bisogna essere cittadini onesti che pagano le tasse, anche se non ci piace, bisogna farlo. Bisogna essere onesti con te. Da quando ti conosco questa è la battuta più bella che hai detto. Questa parite, segniamola però. Cittadini onesti. Una curiosità però bisogna dirla, circa il 70% di queste cartelle esattoriali riguardano debiti che sono sotto i 5.000 euro, quindi non è che stiamo a parlare di grosse cifre, soltanto in minima parte parliamo di centinaia di perciò, migliaia. Perciò, sei una pursciara se c'hai 5.000 euro, e su per 5.000 euro. Senti, ma questa non sarà la tua vera cartella? No, questa è una cartella che mi hanno dato loro. Ah, perché è bello quando parli con gli autori, lo dico per chi sta a casa, parli di tutto, poi vieni qui e fai tutto altro. No, cioè, perché mi avevano detto? No, Vittorio mi ha detto tipo la Divina Commedia, ho parlato, tutta una cosa, poi io fino adesso quelle cose lì non le ho dette, non le ho sentite. Vabbè, però dille, qual è il lancio che ti serve? Perché ti dobbiamo dire Divina Commedia e tu vai avanti. Ma questo è necessario. Ma guarda che bello così, Maya! Cioè, eppure siete uniti dai tatuaggi, perché anche tu hai... no, è qui che casca la Maya! No, la Maya non casca. Casca in piedi. Anche se porta il tacco 12 non casca. Io ancora vado ai programmi delle donne? Un kamikaze! Senti, però tu sei un osservatore, come i comici, no? Se sono osservatori di... No, come di quei, come alcuni. Come alcuni comici, osservatori di chi siamo, no? Di chi stiamo diventando così. E questo è uno degli argomenti di tutti. Cioè, le tasse... Ma certo, non ma ce la faccio, ce la faccio. Ma c'è il rischio pure che le tasse siano, e qui il dottore mi può confortare, siano alte, siano troppo alte, smisurate per il guadagno delle persone. Se qualcuno non paga vuol dire che non ce li ha, perché non li ha guadagnati. Non tutti sono evasori mondiali che hanno yacht in Croazia, c'è pure chi ce l'ha. Perché, giusto dottore, sì, mi conforta in questo? Si riducono le aliquote, forse tutti pagheremmo, come dire, paghiamo in meno. Poi magari se non paghi tutti, ti arresto. Beh, quello no. No, perché mio suocero dice che paga, così l'arresto. Buono. Mi sa che ti tocca tenerti alla suocera. No, adesso no, quella la patteggia. Se vuoi vengo io al posto di oddio, tuo suocero. Questo! Ma si può chiudere questo ragazzo? Grazie, è amore, è amore. Posso dire un'ultima cosa? Vai, certo. Perché il motivo per cui sono venuto qua è la bellezza. Ricordiamoci che il 20 luglio siamo al Centrale del Tennis con uno spettacolo che si intitola Cavalli di Razza e Vari Puletri. Ecco perché io sono venuto! Eh no, ma voi lo però! La Mario Pisanella! Ma ci parli anche di tasse? Ci parli anche di tasse in questo spettacolo?
Tette fuori. Ciao, grazie, arrivederci. Vabbè, veniamo io da Sam. Grazie a Gianluca Timpone. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie davvero. Poi magari ritorni un'altra volta per parlare ancora di rottamazione e cartelle, certo, perché l'argomento certo è caldo. E mi... Sentite, facciamo entrare un'altra brava ragazza, la aggiungiamo, sì, al gruppo, la vediamo sempre in video. Invece adesso ce l'abbiamo qui in carne e ossa. Che entri Giulietta! Dove ci porti? Che cosa ci farai vedere? Cosa ci farai scoprire? Allora, io sono andata a Riccione, parliamo di moda mare e dovete sapere che quest'estate c'è un grande dilemma che attanaglia l'estate 2017. Cioè, pronta, io signora, ho provato a dare una risposta. Siete curiose? Sì. Italia? No, guardiamoci il servizio.